Buonasera, bentrovati all'appuntamento col nostro telegiornale che apriamo con una notizia che arriva da Palermo e che riguarda un po' tutti, comunque visto il periodo che stiamo vivendo che poteva complicare ulteriormente le finanze pubbliche. Lo Stato, ovvero il Governo nazionale, non ha impugnato la legge di bilancio e la legge finanziaria 2020 approvate dalla Regione Siciliana. E l'assessore regionale all'economia, Gaetano Armao, commenta: legge di bilancio e legge di stabilità 2020 passano sostanzialmente indenni il controllo di costituzionalità del Governo centrale. Non accadeva a mia memoria dalla fine degli anni 90. Di fronte alla normativa finanziaria più imponente degli ultimi 25 anni, con 1,3 miliardi di risorse impegnate e 40 pagine di norme complesse per far fronte alla drammatica crisi, è un risultato importante per la Sicilia del governo Musumeci e della compatta maggioranza parlamentare che ha votato queste leggi. Sicuramente tutti voi ricorderete nei giorni di discussione di questa finanziaria regionale, dopo l'approvazione, come si criticava la stessa in relazione anche ai fondi, si metteva in dubbio l'esistenza di questi fondi. Insomma, questa è una notizia che rasserena gli enti pubblici che dovranno ricevere questi fondi dalla regione, rasserena chiaramente la regione stessa e tutti dal punto di vista finanziario. Andiamo avanti, veniamo a Lipari perché è tornato a riunirsi questa mattina il Consiglio Comunale, è presente il Presidente Giacomo Viviano che come è noto lavora fuori Lipari e presente anche buona parte della maggioranza, evidentemente richiamata ai propri doveri, oltre ai soliti quattro della minoranza quasi sempre presenti, Fonti, Mollica, Gugliotta e Rizzo. Approvato l'affidamento all'esterno della riscossione dei tributi comunali a Riscossione Sicilia, Agenzia delle Entrate. Sulla sanità non è passata la proposta inviata per PEC dal Comitato, l'ospedale di Lipari non si tocca di istituire una commissione d'indagine dal momento che c'è già l'apposita commissione consiliare che può svolgere indagini conoscitive e può anche avvalersi di esperti. Pensate, solamente per dibattere sull'istituzione di questa commissione, che sarebbe da quanto emersi in aula inutile, è passata circa un'ora. Per quanto riguarda la scuola, approvato all'unanimità l'ordine del giorno dei consiglieri Eliana Mollica e Gesuele Fonti per l'istituzione di un tavolo tecnico con sindaco, assessore, dirigenti scolastici e rappresentanti dei consigli d'istituto per l'applicazione delle linee guida e di quanto si rende necessario in vista della riapertura dei plessi. E proprio questo della scuola è un argomento che ci preoccupa e non poco in vista della riapertura di settembre, tempo pieno a rischio, nodo risorse, organici da rafforzare e poi istituti da ridisegnare sotto il profilo degli spazi, orari ancora tutti da immaginare, insomma sono tutte le incognite per la riapertura appunto dei plessi scolastici. E proprio sulla scuola la Regione, lo ricordiamo, è stata approvata una bozza che prevede alcune linee guida da seguire a settembre per assicurare un ritorno sui banchi, e passata la linea delle mascherine, la battaglia degli insegnanti è stata vinta, sarà obbligatorio indossarle soltanto durante l'entrata e l'uscita dalla struttura scolastica. Anche la questione dibattuta in questi ultimi giorni sui banchi singoli sembra aver trovato una soluzione, sono stati confermati i banchi individuali e ben distanziati con le misure che, come vi dicevamo ieri sera, si aggirano tra il 1,8 e 2,2 l'uno dall'altro. Si sta pensando di dividere le classi dato che gli spazi ristretti delle aule siciliane non sono in grado di garantire lo svolgimento delle lezioni per tutti i ragazzi, in particolar modo delle classi più numerose. La Sicilia sembra essere indirizzata verso i doppi turni pomeridiani qualora non riuscisse ad ampliare gli spazi scolastici. Questa difficoltà sembra non riguardare solo le scuole siciliane. Se a causa del distanziamento calerà il numero degli studenti che formano una classe, si formeranno inevitabilmente altre classi. A quel punto anche la Regione Sicilia aspetterà un segno da Roma per valutare l'assunzione di nuovi docenti. Il problema restano i fondi che sembrano insufficienti per il passaggio dalla DAD alle lezioni fisiche. La Regione Sicilia infatti ha messo a disposizione per la scuola 24 milioni di euro,
a questi vanno aggiunti i 50 che ha garantito il governo nazionale. Le scuole, va considerato, dovranno anche affrontare numerose spese, sanificazioni, acquisto di prodotti disinfettanti per mani e superfici, dispositivi di protezione da dare a studenti, corpo docente e personale ATA. Potrebbe essere incluso, pensate, anche una nuova figura, il medico scolastico, ma appunto la situazione è in evoluzione e vedremo, ne sapremo sicuramente di più. E non parliamo in questa fase di edilizia scolastica, lavori di manutenzione che in genere si fanno d'estate per poi farsi trovare pronti a settembre. Insomma, sono argomenti complessi, argomenti che sono al vaglio anche dell'amministrazione comunale di Lipari. Per restare a livello locale si spera di trovare la quadra in questo tavolo istituzionale che si andrà a formare da qui a breve. E restando sulla scuola, ma sulle elementari di Lipari, o meglio sul parco giochi del Plesso, si registra dopo l'appello dei giorni scorsi della dirigente Fanti l'ennesimo intervento di pulizia effettuato dagli operatori ecologici. Siamo stati molto tolleranti sino ad oggi, ha dichiarato l'assessore all'ambiente Massimo Taranto, ma è giusto cambiare rotta. L'amministrazione ha presentato esposto perché i vandali devono essere identificati, le misure ci sono per poterlo fare, sono presenti le telecamere e l'illuminazione per la notte. Chi di dovere quindi deve agire, perché un bene comune non può essere distrutto da un branco di incivili, ha concluso l'assessore Taranto, che è anche il rappresentante, il presidente del Consiglio d'Istituto delle Elementari e quindi doppiamente interessato. Cambiamo argomento, andiamo nuovamente a parlare della stazione marittima di Milazzo. Chiedo, e non solo io, ai sindaci Ogliani, agli assessori e ai consiglieri comunali e alla stampa di buona volontà di farsi parte attiva affinché si chieda all'autorità portuale di Messina la copertura anche con cannucce siciliane o altro del terminal agli scafi di Milazzo, tettoia esterna. Non si può avere il serpentone anti-Covid sotto 45 gradi, non è giusto per le Eolie, patrimonio UNESCO, la gente non è carne da macello, da arrostire. Così su FB, su Facebook, l'ex sindaco di Santa Marina Salina, Massimo Loschiato, che sostanzialmente rilancia un argomento che noi come Teleputa Radio, come TG, abbiamo già trattato con il magistrato Angelo Giorgianni. Sapete che dopo il nostro intervento si sono verificati, ci sono state delle verifiche all'impianto antincendio, si sta muovendo qualcosa anche per quanto riguarda le associazioni che hanno chiesto di migliorare l'attesa in quella stazione marittima, attese altro. Vogliamo augurarci che il problema sarà risolto al più presto, altrimenti siamo di nuovo qui, insomma, e interverremo energicamente per far sì che chi di dovere, cioè la società che gestisce questa struttura, che non è la Liberty Lines come erroneamente si pensa, adegui e l'adegui alle esigenze che sono, insomma, pressanti, visto il periodo, visto il caldo, visto che la sala d'attesa, poi lo ricordiamo, è stata relegata a un bar e non ci sembra giusto. Federalberghi Isole Eolie organizza un seminario formativo e informativo per quanti operano nel campo della ricettività diffusa, aperta al pubblico e privata. L'evento, che si terrà a Lipari domani alle 15.30 al Gattopardo Park Hotel, si focalizzerà sulla normativa delle strutture extraalberghiere e delle locazioni turistiche brevi. L'obiettivo principale è quello di fornire indicazioni chiare a quanti operano nel mondo della micro ricettività, sia in forma saltuaria che imprenditoriale, per essere certi di rimanere comunque all'interno dei confini della regolarità. Il seminario quindi si rivolge a locatori e a gestori di strutture ricettive, ai consulenti, alle forze dell'ordine e agli amministratori pubblici locali. Messe in sicurezza della grotta del Bue Marino a Filicudi e della grotta del Cavallo a Vulcano grazie al progetto di Filicudi Wildlife Conservation supportato dalla Guardia Costiera di Lipari con il contributo di Aeolian Islands Preservation Fund, Blue Marine Foundation e altri donors privati dell'isola di Filicudi. Lo annuncia su Facebook la stessa associazione diretta dalla dottoressa Monica Blasi. Dopo la baia di Calaiunco sono adesso 3 i siti protetti dal traffico estivo, commerciale e diportistico, grazie al contributo di IPF, Blue Marine Foundation e altri donors privati di Filicudi. Si legge nel post, è stato possibile raccogliere i fondi necessari per acquistare il materiale, per effettuare gli interventi e delimitare le grotte. La chiusura estiva di queste grotte verrà effettuata dalla ditta Stemag SRL con il supporto costante della Guardia Costiera di Lipari attraverso un sistema moderno, lo avete visto nelle foto, di cavi e boette completamente ecosostenibili.
di facile rimozione a fine estate che non intaccano gli habitat e le praterie di posidonia oceanica presenti sul fondale. A fine stagione verrà chiaramente tutto rimosso. L'associazione precisa che nelle grotte dopo tale intervento non sarà consentito entrare a motore, ma si potrà comunque entrare a nuoto, in canotto, in SUP e kayak. Chiudiamo in bellezza, è proprio il caso di dirlo, con due testimonial d'eccezione delle Eolie sui social. La prima, Maria Grazia Cucinotta a Vulcano, la vedete tra le solfatare del cratere, e la seconda, Emma Kovac, la madre natura di Bonolis a Panarea. In entrambi i casi promozione gratuita per queste isole a suon di like e condivisioni su Instagram. Ormai la comunicazione è anche questa. Grazie per essere stati con noi, arrivederci domani.